sono molto estremistiche, sono rivoluzionarie, perché le fiabe ti fanno vedere il mondo come tu non lo riesci a vedere. Nelle fiabe succedono delle cose che sembrano impossibili, mettono l'impossibile dentro la vita, dentro il possibile, no? Nelle fiabe ci sono delle donne che baciano un ranocchio e lo fanno diventare un principe, succedono cose di questo genere. Si dicono che nella vita è possibile la metamorfosi, cosa che gli antichi credevano e i moderni non credono più. Io non è che volevo fare una fiaba come i pastorelli dell'Arcadia, no? Che sono dei pastori, però sono tutti impettinati, con i boccoli profumati, imbrotalcati, parlano come dei libri stampati. Quando lei, la ragazza, porta nella sua casa il vecchio straccione, lo lava sotto la doccia, gli tira via tutto il suo diciume, le incrostazioni che lui ha accumulato nella sua vita di cose, anche il taglio dei capelli che erano pieni di parassiti, di pulci, di cose. A me quando è capitato di andare per esempio in Puglia a presentare questo libro, e succedevano delle cose buffe, perché c'era magari una signora in cosa che scandalizzata, dice ma quella scena lì non doveva metterla, non... Invece poi c'era un'altra spettatrice, dice ma no, ma non hai capito niente, quella scena lì se non c'era quella la cosa non sarebbe stata la stessa cosa, eccetera. Quindi sai, quando racconti le cose come stanno, magari puoi urtare qualche sensibilità, no? Ma tu devi passare attraverso quella cosa lì, attraverso quella prova, no? Noi non è che la nostra vita non contiene delle prove, no? Se qualcuno ci viene a dire che è tutto facile, che possiamo andare, come si dice una volta, in paradiso in carrozza o cose di questo genere, mente ci dice una cosa non vera e ci rende deboli nei confronti della difficoltà, della durezza che a volte ha la vita. Ma è solo attraversando questa cosa qui che tu puoi arrivare a qualcosa d'altro. Ecco, per queste ragioni ho scritto una fiaba con queste caratteristiche. Io ho dovuto superare le mie prove, no? Nel mio caso la mia prova è quella di essere un istruttore a cui per moltissimi anni, decenni della propria vita, fino a 45 anni, non è mai riuscito a pubblicare i libri, a cui gli editori dicevano di cambiare mestiere, eccetera, eccetera. Quindi vivendo anche un modo drammatico questa mia passione, questa mia fede nello scrivere. E bisogna dire anche questa cosa qui, no? Appunto nelle fiabe c'è il male, no? Perché c'è il drago, se no c'è la strega, anche la figura della strega, la strega rappresenta il male, no? Dentro il corpo. Dire alle persone, no, affidati a te, io ti tiro via le difficoltà, le cose, eccetera, vuol dire indebolire, ingannare, come il grande inquisitore di Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, che dice gli uomini hanno paura della libertà, no? Hanno paura della libertà. E ci sono riconoscenti se noi li liberiamo del pesante fardello della libertà e verranno a mangiare nella nostra mano come degli agnellini, no? E ci saranno grati perché li abbiamo resi bambini, no? Gli abbiamo tolto il fardello della libertà. La libertà è un fratello, no? Perché certe volte è duro, costa un prezzo molto alto, ma senza libertà non siamo niente, no? Siamo dei morti che camminano. E quindi io ho contato queste cose qui, senza edulcorare niente, senza edulcorare la presenza del male. In mezzo al libro c'è un libro molto bello di Cristina Campo che si chiama Gli Imperdonabili, dove dice l'impossibile è aperto all'eroe di fiabe. A chi va nelle fiabe la sorte meravigliosa? A colui che senza speranza si affida all'insperabile. Quindi è superare questo diaframma, no? Noi viviamo in un'epoca di pesante realismo, no? Dove tutto viene ricondotto a un'ipotetica descrizione della vita, dove praticamente niente è possibile. E noi dovremmo accettare questa rappresentazione della vita, se no non saremmo maturi, non saremmo... Invece secondo me
tu devi riacquistare la potenza anche del sogno che è stata cancellata dalla vita, no? Perché magari c'è nello sguardo infantile, certo. Quindi noi dobbiamo inventarci qualcosa che ancora non c'è, perché sennò il nostro destino è segnato, e questo anche nella nostra vita personale, singola, no? E io ho voluto dire questo. Poi uno scrittore un po' stupido lo deve essere, un po' ingenuo lo deve essere, perché se è troppo intelligente e capisce tutto prima ancora di scrivere, non si addentra nella materia che lui racconta alla cieca, a tentoni, però è così che fai le scoperte, no? Non quando sai o credi di sapere tu. C'era Picasso che a un certo punto ha detto: a 14 anni io dipingevo come Raffaello. Ci ho messo tutta la vita ad imparare a dipingere come un bambino. E io non ho avuto bisogno, sono sempre stato scemo. E quindi sono venuto così.